Torno alla questione della maternità, della libertà di scegliere la maternità, delle condizioni in cui le donne accedono alla maternità, vivono la maternità e costruiscono il loro equilibrio di vita nel ruolo di madri e di compagne e nel ruolo di lavoratrici, stanno anche nel corso della vita, anche longitudinalmente, molti equilibri da correggere. Il primo problema che mi sembra dobbiamo affrontare è quello di garantire questa scelta. Le giovani donne italiane non hanno le condizioni di consistenza di reddito e di continuità di reddito che consentano loro di fare questa scelta. Questo correla ovviamente con i modi, con i tempi e con la qualità della loro presenza nel mercato del lavoro. È questione che riguarda le donne e gli uomini, i giovani e le giovani, e questa è una delle ragioni per cui leggere e operare in favore della condizione femminile significa in realtà attraversare molte criticità e quindi significa attraversare e dare soluzione alla questione generazionale, significa attraversare e dare soluzione alle diversità territoriali. Sappiamo che c'è una differenza enorme tra la condizione dei giovani e delle donne nelle regioni del nord Italia e la questione del giovane e delle donne nelle regioni del sud Italia, quindi scegliere il punto di vista del genere femminile significa anche rapportarsi con le altre diversità. Liberare la scelta della maternità da un cappio, un ricatto che non è solo delle donne ma che è soprattutto delle donne intorno alla maternità. La questione delle procedure di contrasto alla pratica delle dimissioni in bianco è sul tavolo, deve essere riproposta, deve essere riaffrontata. Garantendo che questa libertà di scelta sia possibile, che non sia un gravame ulteriore proprio in questo momento così delicato. Non costa alle casse dello Stato, può essere fatta in modo che non costi nemmeno alle imprese in termini burocratici. È possibile una semplificazione, è importante perché qualsiasi intervento che colleghi la partecipazione al lavoro delle donne, l'assunzione di donne, la permanenza al lavoro delle donne in impresa, un maggior onere per imprese è ovviamente un elemento di ostazione. Intorno alla diseguaglianza reddituale occorre lavorare sia, lo ricordava Germontani, con politiche fiscali mirate, discriminate per l'appunto, sia garantendo la rimodulazione degli strumenti per il sostegno alla cura. I congedi obbligatori di maternità, di paternità devono essere rinforzati, rinforzarli costa, occorrerà rinvenire le risorse anche da un lavoro che è stato dichiarato, che credo sia in corso di impostazione, di rivisitazione della platea, della congerie molto ampia di detrazioni, deduzioni fiscali e di trasferimenti monetari che in questo momento sono rivolte ai soggetti, alle imprese, alle famiglie. Ecco, fare quel lavoro, la revisione ISEE, la revisione delle detrazioni in un'ottica di genere, io credo possa consentire di reperire risorse che dovrebbero essere dedicate alle politiche di sviluppo, alle politiche di sostegno, in particolare al momento della maternità.